Eccoci qui, allora abbiamo in collegamento con noi il professor Aldo Ligustro, professore ordinario di diritto internazionale presso l'Università di Foggia. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te per l'invito, dottor Piemontese, caro Felice. Grazie. Allora, proviamo un po' a ripercorrere un po', ecco, lo scenario internazionale. Io ho scelto tre foto che cercheremo di commentare pur nelle ristrettezze, ecco, dei tempi televisivi, ma cercheremo di farcela. La prima foto è questa qui, è quella del presidente Zelensky. In quale direzione stiamo andando rispetto all'evoluzione del conflitto in Ucraina e soprattutto, qual è il ruolo che oggi l'Unione Europea svolge o può svolgere rispetto al conflitto? Eh sì, Felice, le notizie che ci arrivano, le vediamo tutti, sono estremamente preoccupanti. Insomma, non sembra, viene da molti invocata un'azione diplomatica, sarebbe auspicabile, ma le posizioni sono irrigidite da molto tempo, insomma. E direi sono irrigidite soprattutto da parte dell'aggressore, perché c'è poco da fare. Qui c'è uno Stato che è stato aggredito e uno Stato che è uno Stato aggressore che sta tra l'altro svolgendo le operazioni militari in maniera sicuramente contraria a norme basilari del diritto internazionale, non solo il divieto di aggressione in sé, ma sappiamo tutti lo ius in bello, cioè le modalità di conduzione del conflitto, prefigurano diversi crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E da una parte abbiamo Putin che afferma che il conflitto può terminare subito, purché si riconoscano i territori occupati attualmente dalle forze militari russe come russe. Dall'altra parte questa, diciamo, condizione sembra difficilmente accettabile dal paese aggredito, perché significherebbe ammettere, appunto, in contrasto con uno dei principi fondamentali del diritto internazionale del dopoguerra, che si può tranquillamente procedere ad annessioni territoriali attraverso un'aggressione, attraverso l'uso della forza. Quindi la situazione è fortemente bloccata. Noi sappiamo anche però che la diplomazia, quando funziona, funziona sotto traccia. Cioè non dobbiamo troppo fermarci a quello che viene dichiarato. Tuttavia, insomma, quello che sta succedendo ci dice che per il momento dovremmo forse prepararci ancora ad un lungo conflitto che potrebbe terminare solo o attraverso veramente un'azione efficace di mediazione da parte soprattutto dei paesi, diciamo, che maggiormente sono in grado di incidere. Gli Stati Uniti soprattutto, la Cina è molto importante per agire sul versante, soprattutto l'altro versante, quello della Russia. L'Europa oggettivamente si è sforzata, si sta sforzando, ha evidenziato momenti di unità, ma anche momenti di divisione al suo interno e ancora oggi non possiamo dire che l'Europa in politica estera riesca a parlare, come si dice, con una voce sola. Noi siamo alleati in questo momento inevitabilmente degli Stati Uniti e diciamo difficilmente possiamo ritagliarci, secondo me, un'azione autonoma. E Lo stiamo anche facendo. ci arriviamo anche soprattutto al ruolo degli Stati Uniti, professore. Le chiedo solo di pazientare qualche minuto perché ci fermiamo per uno piccolo spot pubblicitario e poi torniamo nuovamente qui in diretta. D'accordo. Le 9:29 minuti, siamo ancora qui in diretta su Padre Pio TV, su Just Today, buon sabato 17 dicembre. Siamo ancora in collegamento col professor Aldo Ligustro, professore ordinario di diritto internazionale presso l'Università di Foggia. Ci eravamo promessi di andare su tre foto, professore. Io le propongo in questo momento la seconda, che è quella di Joe Biden, il
Presidente degli Stati Uniti d'America, perché avevamo anticipato, ecco, in qualche modo questo discorso sul fatto di essere alleati come Italia, ma soprattutto come Unione Europea con gli Stati Uniti d'America, ma soprattutto Stati Uniti d'America che in realtà hanno anche probabilmente alcune tensioni anche internamente negli Stati Uniti d'America, soprattutto dopo quelle che sono state le elezioni di midterm dello scorso novembre. Sì, ecco, chiedi il commento a me. Certo, le elezioni di midterm comunque sono andate molto meglio del previsto per Biden, no? Perché si temeva l'onda rossa, come si dice, cioè la vittoria dei repubblicani sia nella Camera dei Deputati che in Senato. Invece in Senato è riuscita a mantenere la maggioranza anche grazie ai ballottaggi i democratici. Quindi comunque è una situazione in cui una delle due Camere è a maggioranza repubblicana, costringe evidentemente Biden a trattare con l'altra parte, insomma con l'altro grande partito, quello dei repubblicani. Però devo dire che sulla questione della politica estera vi è tutto sommato, al di là dei diversi toni, delle diverse personalità di Trump e Biden, vi è una sostanziale continuità. Per quanto riguarda in particolare la guerra in Ucraina, Biden ha il sostegno deciso dei repubblicani, per esempio per il sostegno militare, l'invio delle armi, eccetera. Vi è una perfetta sintonia bipartisan o bipartisan, come si dice, anche per quanto riguarda la competizione con la Cina, perché non dimentichiamo che tutto sommato il conflitto in Ucraina ha un po' distolto la politica estera americana dal suo principale obiettivo, che è dichiaratamente quella del contrasto alla Cina, che emerge sempre di più come il vero competitor sul piano economico, ma recentemente anche su quello militare e strategico. C'è la questione di Taiwan, la minaccia continua che possa essere, anche la Cina possa procedere ad un attacco militare per ricongiungersi dal punto di vista della Cina, per annettersi Taiwan, ma c'è anche l'espansione nell'Indo-Pacifico. Ecco, su questo vi è una sostanziale unità di vedute fra repubblicani e democratici, e al contempo, ecco, io voglio fare un'osservazione. Chi afferma che in realtà anche il conflitto in Ucraina sia negli interessi degli Stati Uniti, secondo me non conosce la situazione pregressa. Biden, come già prima Trump, intendeva, diciamo, smobilitare le proprie truppe e quindi attenuare fortemente la propria presenza in Europa proprio per concentrare la propria attenzione alla Cina e all'Indo-Pacifico. Questo, la riduzione dei contingenti americani in Europa era già avvenuta. Quindi in realtà, in un certo senso, Biden è stato tirato per i capelli a intervenire a fianco dell'Ucraina. Questa è una mia netta percezione. Anche quella dolorosa e vergognosa per molti versi vicenda del ritiro frettoloso dopo 20 anni di occupazione dall'Afghanistan, in realtà va letta, secondo me, in questa ottica, e cioè che serviva a concentrare, quindi smobilitare energie militari e finanziarie da un conflitto che nell'ottica degli Stati Uniti si era ormai impantanato, meglio da una missione, da una presenza in quel paese, proprio per mobilitarsi meglio contro la Cina. Assolutamente. Professore, tra l'America e tra l'Unione Europea c'è di mezzo la NATO. L'ultima immagine è proprio dedicata a Stoltenberg, il segretario generale del Patto Atlantico. Si parla anche di estensione del perimetro un po' di azione della NATO, dell'ingresso eventuale di nuovi stati all'interno della NATO. In che direzione si sta andando? Si va sempre più verso una multilateralità o in realtà poi di fatto si resta in una bilateralità tra l'America e il resto? Questa è una questione un po' difficile da rispondere. Io ricordo che era solo 2 anni fa
il presidente Macron aveva dichiarato la morte cerebrale di fatto della NATO perché serviva poco, e ancora una volta proprio nell'ottica degli interessi americani, soprattutto ancora nell'epoca, nell'era Trump, serviva poco la NATO, e quindi c'era, Trump diceva solo una cosa: gli europei pensassero da soli alla propria sicurezza, siamo stanchi di pagare noi per l'Europa, fare di noi gli investimenti militari. Allora si possono vedere le cose in due prospettive diverse, e c'è, noi lo sentiamo i talk show, se leggiamo diversi saggi, interventi anche nei media, c'è chi dice ma forse proprio gli investimenti, l'allargamento della NATO ad est è stata una anche delle cause del conflitto. Pure il Papa ha detto, diciamo, la NATO è andata ad abbaiare ai confini con la Russia. In realtà a me questo non sembra veramente che... Cioè, si può, l'altra prospettiva invece qual è? Di fronte a un paese, la Russia, che con Putin, almeno a partire dal 2006, ha dimostrato la volontà di ricostituire una sorta di impero russo, insomma, in continuità con il passato, con l'Unione Sovietica, ma anche con l'epoca degli zar, e dopo episodi come quello in Cecenia, dopo le minacce rivolte verso per esempio la Moldavia, eccetera, questa è la inevitabile diciamo, e anche sacrosanta reazione, quella, diciamo, di rafforzare di nuovo la NATO, nonostante il programma era quello invece di smobilitare, ripeto, allentare un po' l'impegno soprattutto statunitense in Europa. E allora nell'ottica di paesi come per esempio la Finlandia, che ha aderito adesso, questi paesi si sentono minacciati. Allora possiamo dire anche il contrario, che la NATO ha dimostrato di servire ancora molto alla sicurezza dell'Europa. L'Europa ha cercato e sta lavorando alla creazione dell'esercito comune, della politica di difesa comune, però è ancora veramente ai primi passi, insomma, anche perché non c'è un vero accordo fra tutti i paesi rispetto al, per esempio, al fatto di mettere insieme le armi strategiche. Un esempio: la Francia non sembra avere nessuna intenzione di mettere a disposizione i propri armamenti atomici diciamo, in un progetto di difesa comune europea. E allora non voglio essere nemmeno frainteso, a me tutto questo non piace, questa corsa agli armamenti, però la situazione che si è creata difficilmente, diciamo, in questo momento lascia intravedere un'evoluzione delle relazioni internazionali verso principi pacifisti che tutti vorremmo invece affermare. Io vorrei dare una comunicazione, Felice, se sì, mi consente, prego, questi prego. Temi che sono complessi, c'è stata programmata dalla rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, con cui collaboro, a fine giugno, un convegno di due giorni che avrà il titolo Costituzionalismo, principio pacifista e conflitti armati. Noi abbiamo in Costituzione l'articolo 11, il ripudio della guerra, eppure siamo costretti in certo modo a fornire armi, in qualche modo a partecipare ad una guerra, sia pure indirettamente. Allora c'è anche fra i costituzionalisti, per esempio, molta divisione se sia compatibile con la Costituzione o meno l'invio delle armi. Noi sappiamo che è molto divisiva anche sul piano politico questa questione. Sono problemi grossi che sono stati creati da una situazione internazionale che è veramente lacerata. Certo, magari avremo sicuramente anche modo di parlarne, perché no, anche nelle prossime puntate, anche se vorrà anche venirci a trovare proprio qui nei nostri studi a San Giovanni Rotondo. Va bene, volentieri, tu sai che con te poi collaboro sempre molto volentieri. Grazie ancora per essere stato con noi, era il professor Aldo Ligustro, professore ordinario di diritto internazionale presso l'Università di Foggia.